perché il Papa va dai musulmani e non solamente dai cattolici? Perché sono tante religioni, e come mai ci sono tante religioni? Ma con i musulmani siamo discendenti dello stesso padre, Abramo, no? Ma perché Dio permette che ci siano tante religioni? Con queste domande Papa Francesco ha aperto nell'udienza generale del mercoledì il suo intervento dedicato al recente viaggio compiuto in Marocco. Ha voluto permettere questa realtà. Ci sono tante religioni che alcuni nascono dalla cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio. Ma quello che Dio vuole è la fratellanza fra noi. E in modo speciale per questo viaggio con i nostri fratelli, figli di Abramo, come noi, i musulmani. Non dobbiamo spaventarci della differenza. Dio ha permesso questo, ma sì dobbiamo spaventarci se noi non facciamo lavori di fratellanza, di andare insieme sulla vita. In particolare Papa Francesco si è soffermato sulla questione immigrazioni, ricordando le quattro azioni che la Santa Sede mette in campo come contributo al Patto Mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, ratificato proprio in Marocco. Accogliere i migranti, proteggere i migranti, promuovere i migranti e integrare i migranti. Non si tratta di calare dall'alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste quattro azioni per costruire città e paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzare nel segno della fratellanza umana. E parlando di migranti, Papa Francesco ha detto che a me non piace dire migranti. A me piace più dire persone migranti. Sapete perché? Perché migrante è un aggettivo. In cambio persone sono sostantive. Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo. Usiamo tanti aggettivi e dimentichiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L'aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una persona, cioè migrante no, una persona migrante. Così c'è rispetto, per non cadere in questa cultura dell'aggettivo che è troppo liquida, troppo gassosa.